speranza nel dolore, lui è forza del mio cuore, è tutto ciò che ho. Lui è pace nel timore, lui è la sete del mio cuore, colui che adorerò. Gesù è, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù, oh, lui è la mia, Gesù, la verità per me, vita è, Gesù. Eccoci qua, cari amici, siamo giunti all'ultimo, diciamo, appuntamento di questo tema. Attenzione, non vi spaventate, le catechesi continueranno e saranno ancora più belle, più interessanti. Dicevo, questo è l'ultimo appuntamento e quindi, come di solito, faccio una sintesi di tutto quello che è stato detto, del tema sullo Spirito Santo, motore della Chiesa. Siamo partiti dicendo che lo Spirito Santo è il primo dono pasquale, il primo dono che fece il Signore dopo quello della pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Quindi abbiamo definito lo Spirito Santo come la vitamina per la Chiesa, per il buon credente che vuole fare un cammino di santità. Ma c'è da dire pure che molti cristiani non conoscono lo Spirito Santo. Anche Paolo, quando giunse ad Efeso, chiese: avete ricevuto lo Spirito Santo? Gli Efesini dissero: ma noi non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo. Quindi non conoscere lo Spirito Santo significa, per noi cristiani, per la Chiesa, che non conosciamo la sua potenza, non conosciamo la potenza di Dio. Definito lo sconosciuto non è una cosa bella, non è una cosa positiva dopo 2000 anni che ancora tanti cristiani, o che si ritengono tali, non conoscano la potenza dello Spirito Santo. Una Chiesa dunque senza la sua presenza, senza la presenza di questo Spirito, è ferma, è atrofizzata, e ce ne accorgiamo giorno dopo giorno quando c'è una Chiesa stanca, una Chiesa pigra, una Chiesa apatica, una Chiesa che non ha a cuore il desiderio e la volontà di evangelizzare o di andare in missione. Abbiamo parlato anche che lo Spirito Santo non si può rappresentare o raffigurare, perché essendo incorporeo non si può raffigurare, anche se abbiamo alcuni segni che sono stati resi visibili nella storia della salvezza. Possiamo sentire la sua presenza, sentire anche o vedere i suoi effetti, soprattutto quando santifica e trasforma le vite degli uomini. Lo Spirito Santo, anche se invisibile agli uomini, agli occhi umani, è visibile all'anima. I mistici hanno sempre insegnato che per percepire la presenza dello Spirito occorre tanta purezza e grande umiltà. Lo Spirito dunque si mostra alle persone docili, agli arroganti, ai presuntuosi, ai prepotenti. Non si può manifestare perché, abbiamo detto, lo tratterebbero male. E lo Spirito Santo è così delicato e viene raffigurato anche come una colomba. Immaginate, dicevo, che una persona rozza tenesse tra le mani una colomba. La tratterebbe male o non saprebbe come tenerla. Ecco, la vita spirituale dunque ha bisogno dello Spirito, ha bisogno soprattutto della sua delicatezza, ha bisogno dello Spirito che agisca. I santi infatti hanno deciso di dare spazio allo Spirito di Dio rispetto allo Spirito della carne, hanno scelto in poche parole il meglio. Chi inizia poi un vero cammino spirituale si accorge che anche la sua vita diventa più delicata, come lo Spirito. Bisogna dunque pentirsi, confessarsi e poi ricevere lo Spirito Santo. Questo ce lo dice San Pietro quando parlerà ai giudei: pentitevi e riceverete lo Spirito Santo. Molti ricevono il sacramento, ma senza consapevolezza. Ecco perché a volte dico
che tanti sacramenti sono nulli perché non hanno la piena consapevolezza, o meglio, sono animati ma non celebrati. Poi abbiamo imparato anche le diverse tipologie, diciamo, di come viene chiamato lo Spirito Santo. Per esempio in ebraico la parola è Ruah, che significa vento e respiro, un soffio vitale che dona, ecco, vita divina. E anche come vento, la parola Ruah significa vento e respiro, no? Come vento inafferrabile, come qualcosa di sfuggente per l'uomo. Il peccato spesso arresta la venuta dello Spirito Santo nell'uomo, ma non gli impedisce di ritornare con più ardore, affinché possa dimorare per sempre nel cuore dell'uomo. Soffio di vita, ricordiamo anche quando Dio inalò su Adamo, ecco, questo soffio di vita per renderlo spirito vivente. Il peccato invece soffoca e fa perdere il respiro di Dio. E col peccato l'uomo perde questo ossigeno spirituale. Noi sappiamo che senza respirare si muore, quindi si va in soffocamento. Lo Spirito Santo deve avere soprattutto il predominio sui sentimenti negativi dello spirito. Abbiamo detto, dove c'è tristezza che ci sia gioia, dove c'è angoscia che ci sia speranza. E poi abbiamo parlato dei diversi simboli che richiamano lo Spirito Santo. L'acqua, abbiamo detto che è fondamentale per rigenerare, purificare. Cosa fa lo Spirito? Rigenera, purifica attraverso i sacramenti. Lo Spirito viene identificato come l'immagine del fuoco, simbolo di energia che purifica e trasforma i battezzati, annienta il male che è dentro di noi, lo brucia. Come potenza del fuoco che, quando è acceso, all'inizio svampa. Ecco così la nostra fede. Deve emanare tanto calore, ma tanto entusiasmo soprattutto. La colomba, simbolo della pace, simbolo della pace ritrovata dopo il diluvio. Una vita dunque nuova e armoniosa, ecco la presenza dello Spirito. Chi ha lo Spirito dentro ha una vita armoniosa e nuova. L'unzione, sotto la forma di unzione abbiamo, ecco, i diversi oli benedetti, consacrati dal Vescovo, per esempio il Giovedì Santo. L'olio e la sua forma di unzione donano garanzia di Spirito Santo, soprattutto al battesimo, alla cresima, all'unzione degli infermi, all'ordine sacro. Poi abbiamo parlato del sigillo, che è questo effetto indelebile dell'unzione, e questo viene conferito soprattutto nel battesimo, nella cresima e nell'ordine sacro. Cioè, significa che noi siamo consacrati in eterno. La mano, segno anche della presenza dello Spirito, perché la mano possiede un potere efficace che richiama il gesto di Gesù e degli Apostoli, soprattutto la mano sacerdotale che, unta con l'olio del crisma, riceve il sigillo del potere di Cristo. Dunque la mano sacerdotale diventa la mano di Gesù. E poi abbiamo detto, ecco, i diversi termini che indicano lo Spirito Santo. In ebraico Ruah, in greco pneuma, quindi quando sentiamo la parola pneuma è lo Spirito. Spiritus in latino. Poi abbiamo anche, abbiamo parlato dello Spirito Paraclito, che è quello Spirito che viene a consolare i cuori, a dare dolcezza, lo Spirito di verità che ci aiuta gradualmente a conoscere la verità, lo Spirito d'adozione che lo riceviamo nel battesimo, in quanto ci rende figli adottivi, cioè figli nel Figlio. Noi siamo cristiani sul modello del Figlio di Dio, ecco perché dobbiamo attingere molto da Gesù per vivere da veri figli di Dio. Lo Spirito vivificante è questo Spirito che dona vita soprattutto nei sacramenti della confessione, dell'unzione degli infermi, dell'Eucaristia, ci ridona la vita di Dio. Ecco, queste sono le cose che abbiamo detto in questa catechesi. Poi, ancora, l'uomo è come una barca a vela che deve avanzare con la forza dello Spirito Santo. L'incarnazione è opera dello Spirito Santo. Gesù è venuto nel mondo grazie all'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo guidò e unge Gesù nel fiume Giordano quando lo investe della sua missione di Messia. Lo Spirito dunque ha questa forza trasformante, cioè capace di rendere un peccatore santo. Quindi che meraviglia, lo Spirito Santo. Ancora, noi nel credo cosa diciamo? Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Vedete? Questa presenza viva
si manifesta anche nella scrittura, nella tradizione apostolica, nel magistero, nella liturgia, nei sacramenti, nella preghiera, nei carismi, nella testimonianza dei santi. Vedete, c'è una ricchezza di Spirito Santo. Siamo circondati della sua presenza. Anche la preghiera, se non è fatta nello Spirito, è un flatus vocis. Ecco perché dobbiamo chiedere allo Spirito Santo prima di pregare di aiutarci a pregare bene. Dio non ha bisogno di parole, ha bisogno di vivere la sua parola, ha bisogno di vedere in noi questo desiderio di portare avanti l'obbedienza alla sua volontà. Allora dobbiamo invocare sempre lo Spirito Santo, anche se a volte non risponde subito, non ci stanchiamo, anche se la risposta è contraria alle nostre aspettative, andiamo avanti. Lo Spirito ci aiuterà, ci sosterrà e non ci abbandonerà mai. Grazie per questa attenzione e per questa sintesi che ho fatto oggi. Da domani, a Dio piacendo, tratteremo un altro tema. Già lo accennavo l'altro ieri, lo stile dell'amore, come il cristiano deve assumere uno stile che parli d'amore sempre. A proposito, voglio chiedere scusa ieri sera per chi avesse seguito la catechesi estiva, che abbiamo avuto un po' di problemi. Il diavoletto, vedete, si intrufola sempre, si è sempre intrufolato nelle cose che abbiamo fatto, anche in alcune dirette della messa durante il periodo della pandemia. Ma noi non ci arrendiamo, noi siamo più forti di lui, perché abbiamo lo Spirito Santo. Allora, ci ritroviamo domani per questo nuovo tema. Seguitemi sempre, cliccate, inoltrate, fate tanto bene. Fate conoscere la verità di Dio ad ogni persona che ha bisogno, ecco, di salvezza. Grazie e ci vediamo domani.